Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. La seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna. Do la parola alla Ministra per il Sud, che ringrazio fin d'ora per la partecipazione alla seduta odierna. Grazie Presidente, sono io che ringrazio lei, che ringrazio il Presidente Pesco, che ringrazio tutti i colleghi per questa opportunità che mi viene offerta di condividere con voi il documento che ho depositato agli atti della Commissione, che contiene l'indicazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici tra cui verrà ripartita la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per la programmazione 21-27. Come sapete, la legge assegna al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici tra cui ripartire la dotazione finanziaria dell'FSC da comunicare alle competenti commissioni parlamentari sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per l'entità delle risorse previste, per il carattere pluriennale dell'FSC, per la sua importanza strategica, io ritengo cruciale il coinvolgimento del Parlamento nella costruzione concreta della programmazione dei fondi che ci apprestiamo a fare. Quindi, più che una mera informativa, io considero questa audizione come un vero e proprio momento di condivisione delle scelte che andremo a fare nei prossimi mesi. La definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di ciascuna area tematica è stato il primo passaggio dell'iter di programmazione dell'FSC. Si è formata a partire dalle proposte provenienti dalle principali amministrazioni centrali già beneficiarie del fondo, a cui nei mesi scorsi abbiamo chiesto di inviarci idee per la programmazione, dalla ricognizione degli altri strumenti di programmazione in essere in questa fase, PNRR, REACT-EU, il nuovo ciclo settennale dei fondi strutturali per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché dal lavoro svolto da una commissione di esperti del mondo accademico e professionale da me nominata, che ha affiancato il Dipartimento per la coesione territoriale. Un apporto decisivo è poi venuto anche dall'iniziativa pubblica di ascolto promossa lo scorso dicembre, che ha visto la partecipazione di regioni, di rappresentanti delle amministrazioni locali, di parti sociali, di rappresentanti di categoria, di ordini professionali, del mondo accademico, del terzo settore e altri portatori di idee. Il secondo passaggio di questa fase di programmazione sarà il riparto delle risorse tra le aree tematiche, cui seguirà l'effettiva programmazione del fondo attraverso l'approvazione dei PSC, cioè i piani di sviluppo e coesione, che costituiscono lo strumento a disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle città metropolitane per l'attuazione concreta delle politiche nazionali di coesione. Il nostro obiettivo è quello di arrivare all'approvazione di EPSC entro la fine dell'estate. È una tempistica molto sfidante, ne siamo consapevoli, presuppone uno sforzo e un'assunzione di responsabilità comune da parte di tutte le amministrazioni titolari dei futuri interventi, ma è una tempistica che il Governo ritiene necessaria se si vuole dare all'FSC una veste organica e una visione d'insieme, evitando che il fondo sia usato come un mero tesoretto da cui attingere risorse per le esigenze più disparate. Dopo il confronto di oggi con voi, è mia intenzione promuovere incontri bilaterali con le diverse amministrazioni centrali e territoriali a cui sarà affidata la titolarità dei PSC per condividere con loro gli obiettivi, i criteri di programmazione e naturalmente le indicazioni che riceverò dal Parlamento. A tutte le amministrazioni chiederò che la redazione dei PSC risponda a criteri di rapidità e certezza nei tempi degli interventi, mutuando il più possibile l'approccio che sta rendendo il PNRR estremamente celere ed estremamente efficace. Su questo punto naturalmente tornerò alla fine della mia esposizione. Entrando nel merito del quadro finanziario dell'FSC, il documento di economia e finanza 2020 ha stabilito l'ammontare complessivo delle risorse del fondo nella misura di 73,5 miliardi di euro, l'80% delle quali destinato al Mezzogiorno. Gli interventi legislativi degli ultimi 18 mesi hanno ridotto l'entità delle disponibilità per un ammontare di poco superiore agli 8 miliardi di euro. Si è trattato di iniziative in larga misura situate nel Mezzogiorno. Cito per esempio i 2 miliardi di euro per il credito d'imposta per gli investimenti al Sud, i 3 miliardi e mezzo per la decontribuzione Sud,
i 290 milioni di euro per il credito d'imposta per l'autoproduzione e l'efficientamento energetico delle imprese al Sud, i 250 milioni per i contratti di sviluppo nelle ZES o i 150 milioni per i giochi del Mediterraneo. Inoltre, nelle sedute del 27 luglio 2021, del 22 dicembre 2021, del 15 febbraio 2022 e del 14 aprile 2022, il CIPES ha approvato l'impiego di ulteriori risorse FSC 21-27 per importi di poco superiori ai 9 miliardi di euro in favore del CIS Taranto, 68,8 milioni di euro, di iniziative regionali per la mobilità, l'ambiente e la competitività, 2 miliardi 560 milioni di euro, di progetti infrastrutturali ad alta rilevanza strategica proposti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per 4 miliardi 680 milioni di euro e del finanziamento di contratti di sviluppo proposti dal MISE per 2 miliardi di euro. Conseguentemente, ad oggi, il Fondo può contare su una disponibilità complessiva di 55,9 miliardi di euro da ripartire tra 12 aree tematiche. Queste ultime sono state individuate dalla delibera CIPES 12 del 2021 e sono le seguenti: ricerca e innovazione, digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, lavoro e occupabilità, sociale e salute, istruzione e formazione, capacità amministrativa. Individuate le aree tematiche, il documento che naturalmente ho depositato agli atti della Commissione procede all'individuazione degli obiettivi strategici che rispondono innanzitutto a due criteri guida, l'addizionalità e la complementarietà rispetto agli altri strumenti di coesione, ossia il PNRR e i fondi strutturali. Faccio alcuni esempi. Un intervento tipicamente addizionale riguarderà l'area tematica competitività delle imprese attraverso il rafforzamento delle dotazioni finanziarie a favore dei contratti di sviluppo, il principale strumento per sostenere in modo flessibile e rapido gli investimenti di grandi dimensioni delle imprese. A tale riguardo, la scelta di inserire il finanziamento di questo strumento tra le priorità FSC deriva dalla constatazione dell'insufficienza delle dotazioni finanziarie previste nel PNRR a far fronte alle sole richieste giacenti in data odierna e della possibilità anche di poter finanziare attraverso lo strumento nazionale anche investimenti in settori che non sarebbero ritenuti ammissibili dai regolamenti comunitari. Il principio di addizionalità riguarda anche gli investimenti nell'alta velocità previsti dal PNRR. Con l'anticipazione approvata in CIPES lo scorso 15 febbraio abbiamo finanziato, ad esempio, l'ultimo lotto della Palermo-Messina-Catania. Stesso discorso vale per le reti idriche, per l'edilizia scolastica, per la ricerca e l'innovazione, per gli interventi in ambito socio-sanitario, nell'ambito dell'impiantistica sportiva, per la riqualificazione urbana o per irrobustire la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni locali. Ambiti per i quali gli investimenti del PNRR e del REACT-EU dedicati al Mezzogiorno o alle aree interne sono importanti ma evidentemente non esaustivi. Un intervento più tipicamente complementare attiene invece all'area tematica trasporti e mobilità, dove i principi generali di utilizzo dell'FSC rendono il settore stradale e quello aeroportuale casi emblematici in cui il fondo può essere utilmente concentrato su investimenti che non possono essere inclusi nel PNRR o difficilmente ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali europei 21-27. Inoltre vorrei evidenziare come l'attuazione degli interventi finanziati potrà avvenire, oltre che con i nuovi piani di sviluppo e coesione, anche attraverso lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, che presenta notevoli potenzialità in termini di capacità e di velocità di attuazione, grazie alla sua equiparazione al PNRR per quanto concerne le semplificazioni applicabili. Chiudo con una questione a mio parere cruciale. L'obiettivo che stiamo provando a raggiungere è fare sempre di più dell'FSC uno strumento ordinario che in prospettiva adotti il metodo PNRR come modalità permanente di programmazione e attuazione di interventi per la coesione territoriale e la riduzione di divari economici e sociali tra le aree del Paese. È un obiettivo ambizioso, ma quanto mai necessario.
I miei uffici sono al lavoro per costruire un nuovo schema normativo che mutui per l'FSC le buone pratiche dei fondi strutturali e del PNRR. Per ogni PSC saranno monitorati gli stati di avanzamento finanziari, i cronoprogrammi delle opere e degli interventi e i termini finali della cantierabilità. Lo scopo è quello di superare strutturalmente i problemi che ereditiamo, che ancora attraversano la coda della programmazione 14-20, che nonostante due successive proroghe di legge sconta un altissimo rischio di mancata attuazione e dunque di disimpegno per non meno di 12,8 miliardi di euro, come ho recentemente evidenziato in una mia informativa al CIPES. Quello che ereditiamo dal passato è una sorta di non governo dell'FSC che in parte contiamo di superare con le norme a cui stiamo lavorando. Grazie per l'attenzione, Presidente. Io mi fermo qui e sono naturalmente a disposizione dei colleghi per eventuali domande e chiarimenti. Le risposte del Ministro in audizione. Nessun cantiere FSC sarà fermato. Grazie Presidente, ringrazio i colleghi, sono tanti gli spunti, anche i suggerimenti che sono arrivati, proverò a rispondere nel merito ad alcune sollecitazioni, per altre invece mi riservo di farlo a brevissimo, per altre ancora naturalmente produrrò degli atti che depositerò nelle prossime ore. Per quello che riguarda la domanda dell'onorevole Prestigiacomo, le risorse non spese, cosa succede alle risorse non spese? Questo è il grande problema delle programmazioni settennali che poi producono dei residui. È chiaro che le risorse non spese vanno a finire poi nella contabilità generale ed è per questo che noi stiamo lavorando per scrivere una norma che possa evitare di produrre residui e che possa applicare anche alla programmazione FSC il metodo PNRR con un cronoprogramma, con un monitoraggio, con obiettivi intermedi e finali, con un'azione anche di affiancamento delle amministrazioni proprio sul modello Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non abbiamo ancora pronta la norma, ci stiamo lavorando, c'è una bozza, altrimenti insomma vi avrei dato qualche informazione in più, ma appena le ho disponibili, se vorrete, naturalmente sono pronta a confrontarmi anche su quella. Come sono distribuite le cosiddette risorse a rischio tra i vari PSC? Anche qui devo per forza di cose depositare una tabella, perché altrimenti dovrei leggere amministrazione nazionale per amministrazione nazionale, amministrazione regionale per amministrazione regionale, città metropolitana e quant'altro, i tassi di risorse impegnate e di risorse spese. Vi anticipo che anche qui depositerò non soltanto questa tabella, ma anche una relazione che io, un'informativa che io ho tenuto al CIPES lo scorso aprile, è stata una vera e propria operazione trasparenza, quella che mi sono sentita in dovere di fare, per questo farò avere ai presidenti delle commissioni il testo di quella informativa. Mi limito soltanto a dire che al contrario di quello che si può immaginare, ci sono performance nettamente negative, più negative per quello che riguarda le amministrazioni centrali che per quello che riguarda le amministrazioni regionali, ma per quello che riguarda le amministrazioni regionali c'è ovviamente un ritardo abbastanza significativo per le amministrazioni regionali delle regioni del Mezzogiorno. Comunque la tabella è qui e quindi sarà in vostro possesso immediatamente. Ciò detto, con il Dipartimento per la Coesione noi abbiamo operato una valutazione preliminare circa il potenziale conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da conseguire alla data del 31-12-2022, perché come sapete rispetto alla programmazione 14-20 la prima scadenza era stata prevista per il 31-12-2021. Poi abbiamo prorogato questa scadenza al 31-12-2022 e la prima stima che noi abbiamo fatto individua in oltre 12 miliardi e 8 l'area di rischio elevato per risorse associate a progetti monitorati, perché poi ci sono anche progetti non monitorati per un ammontare pari a oltre 8 miliardi e mezzo. Sul punto vi informo, è stato avviato un approfondimento con il MEF, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per individuare un percorso
che superi la logica della proroga to cur degli OGV che sinora è intervenuta spesso senza risultati tangibili, e per questo poi per la prossima programmazione siamo al lavoro sulla norma a cui già ho fatto riferimento. L'onorevole Fassina sollecita la nostra attenzione e il nostro impegno sul rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali. Questo è il grande tema da cui dipende la capacità di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche il tasso di efficienza nella spesa delle risorse nazionali ed europee per la coesione. Non c'è dubbio che se abbiamo tassi di spesa così poco soddisfacenti, lo dobbiamo anche naturalmente a una scarsa capacità amministrativa da parte delle pubbliche amministrazioni, che sono state impoverite da anni di tagli del turnover e di trasferimenti. Per questo abbiamo iniziato la nostra attività di robustimento della capacità amministrativa già nel marzo dello scorso anno, lo ricorderete, abbiamo pubblicato un bando di concorso che non ha dato gli esiti sperati per ragioni che non sto qui ad approfondire, ne abbiamo pubblicato un altro e anche l'ultimo non ha dato i risultati attesi. Per il primo bando sono state selezionate circa 700 persone, anche qui vi farò avere poi i dati precisi, di queste 700 circa 600 sono già state assunte. Siamo adesso nella fase di assunzione di quelle che sono state selezionate attraverso il secondo bando, sono più di 700, circa 730. Le risorse che si sono liberate, perché i bandi di concorso avevano l'obiettivo di assumere 2.800 profili tecnici, non siamo riusciti a raggiungere 2.800 profili tecnici nonostante i due avvisi pubblici, le risorse che si sono liberate entreranno immediatamente, una norma già approvata, nella disponibilità degli enti locali affinché gli enti locali possano utilizzarle per contrattualizzare direttamente i professionisti di cui hanno bisogno. Accanto a questo poi, come sapete, ci sono tanti altri strumenti che abbiamo messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche, ci sono i 1.000 esperti della funzione pubblica, il 40% di essi è destinato al mezzogiorno, ci sono i 68 milioni di euro del PON Governance che servono proprio per contrattualizzare professionisti, figure tecniche, c'è anche un fondo per la progettazione per il quale mi sono spesa moltissimo che ammonta a circa 160 milioni di euro per finanziare la progettazione dei comuni delle aree interne, dei comuni con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti, delle città metropolitane, delle province, delle regioni del mezzogiorno. I fondi sono già stati ripartiti e quindi tra poco entreranno nella disponibilità degli enti locali, ma non c'è dubbio che questo è un tema su cui dovremo ritornare evidentemente anche sulla formazione di questo personale, perché questa è la grande sfida, cioè su questo si gioca naturalmente la capacità di realizzare gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche degli altri fondi. Anche all'onorevole Dattis rispondo riservandomi di depositare gli atti e le tabelle sullo stato di attuazione di diversi PSC nazionali e regionali. Per quello che riguarda la domanda posta dall'onorevole Misiti sulla sanità, ricordo intanto un'innovazione credo molto importante. Per la prima volta nell'ambito di una programmazione dei fondi strutturali europei noi avremo un PON interamente dedicato alla salute. Questo è frutto della proficua collaborazione con il Ministro Speranza, che ringrazio per aver sottoposto la mia attenzione alla necessità di dedicare un programma operativo nazionale ai temi della salute, e quindi per la prima volta nell'accordo di partenariato che è stato notificato a Bruxelles a gennaio, e siamo in attesa dell'approvazione ufficiale che dovrebbe arrivare tra qualche settimana, per la prima volta all'interno di questo accordo di partenariato tra diversi programmi operativi nazionali ci sarà anche un programma operativo nazionale dedicato ai temi della salute per ridurre i divari su questo tema tra il nord e il sud del paese, e la dotazione ammonterà oltre 600 milioni di euro. Per quello che riguarda l'FSC, i fondi FSC che saranno destinati, dedicati all'area tematica salute, che è una delle aree tematiche ricomprese tra le 12, non serviranno alla riduzione del disavanzo, ma a investimenti per esempio nel parco tecnologico degli ospedali o nei presidi territoriali, quindi investimenti e non riduzione dei disavanzi.
Credo che la senatrice Modena mi avesse chiesto informazioni circa il metodo PNRR da mutuare a favore della programmazione FSC, quindi credo su questo di aver già risposto. All'onorevole Pagano, che mi chiede se i residui del 14-20 possono essere utilizzati per le domande che eccederanno la quota disponibile dei bandi, penso che lui si riferisse forse agli ecosistemi dell'innovazione, ai beni confiscati alla mafia, ma non soltanto a quelli della coesione, io penso anche per esempio a quelli dell'istruzione, le mense scolastiche, le palestre scolastiche. Allora, su questo bisogna avviare un'interlocuzione con il MEF per capire se si possono utilizzare i residui del 14-20, ma dobbiamo essere naturalmente nelle condizioni di contrarre obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31-12-2021 o ulteriore proroga che noi abbiamo fatto, ma adesso vengo a raccontarvela, entro il 30 giugno 2023 se gli investimenti sono superiori a 25 milioni di euro. Quindi su questo mi riservo di fare un approfondimento e magari riuscirò ad essere più precisa, ma orientativamente è questa la cornice all'interno della quale si inquadra questa azione. Sicuramente si può e si deve usare la programmazione 21-27, tant'è che questi investimenti sono i tipici investimenti addizionali, cioè useremo l'FSC per ristorare in qualche modo quelle domande che non hanno avuto soddisfazione e gratificazione attraverso i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come è successo per esempio per i contratti di sviluppo. Allora, l'onorevole Trancassini, che mi chiede che strategia c'è dietro la competitività delle imprese, è un ragionamento molto ampio, potrei dirle che è la strategia che ci sta portando a costruire un Sud più collegato, più connesso fisicamente, digitalmente, un Sud capace di attrarre investimenti nazionali e internazionali attraverso per esempio il potenziamento e il rafforzamento delle zone economiche speciali. Quando parlo naturalmente di collegamenti e di connessioni non mi riferisco soltanto alle tratte ad alta velocità, i cui lotti inseriti nel PNRR sono quelli che possono rispettare i tempi di attuazione dei 5 anni. Per gli altri, ho fatto l'esempio della Palermo-Messina-Catania, interveniamo attraverso la programmazione complementare dell'FSC, ma mi riferisco anche alle ferrovie regionali per evitare che si arrivi al sud e che poi diventi faticoso se non impossibile muoversi attraverso le regioni del Mezzogiorno. Mi riferisco anche agli interventi di potenziamento e di riqualificazione delle grandi stazioni del Mezzogiorno, ma penso anche agli investimenti che abbiamo fatto accanto alle ZES sui porti meridionali, oltre 1.200 milioni di euro, perché di piattaforma nel Mediterraneo se ne è parlato tanto, oggi noi proviamo a realizzare quella piattaforma nel Mediterraneo attraverso gli investimenti nelle strade, FSC, nelle ferrovie, anche nelle reti idriche, perché anche quella naturalmente è una componente importante, nelle ZES e nei porti. Tutto questo noi ci auguriamo possa essere un fattore determinante per creare un ambiente favorevole per chi vuole fare attività di impresa, compreso naturalmente tutti gli investimenti che serviranno poi a migliorare, a far crescere il capitale umano, come ad esempio quelli sugli ecosistemi dell'innovazione. L'onorevole Lovecchio mi chiede dell'ultima norma che è stata approvata nel decreto caro prezzi, chiamiamolo così. Io lo ringrazio per la domanda perché mi consente di fare qualche precisazione e anche di fugare ogni timore riguardo all'integrità e anche all'immediata messa in moto dell'intera programmazione 21-27 dell'FSC. Allora, per fronteggiare il caro prezzi, il caro carburante, il caro bollette, il caro energia, mi sono resa io disponibile a utilizzare in via temporanea e fino al nuovo quadro di finanza pubblica da approvare con legge di bilancio
nel prossimo autunno 6 miliardi di euro che dovessero derivare dall'eventuale definanziamento di interventi ricompresi nella programmazione 14-20 che non siano in grado di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, come vi dicevo prima, ovvero se di importo superiore a 25 milioni di euro che non rispettino un cronoprogramma definito contenente obiettivi iniziali, intermedi e finali e non generino obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2023. Se le obbligazioni giuridicamente vincolanti dovessero essere contratte entro il 31/12/2022 o per interventi superiori a 25 milioni entro il 30 giugno 2023, non un euro verrà definanziato. Quindi, come ho avuto modo di evidenziare qualche settimana fa al CIPES, facendo riferimento all'informativa che depositerò, la programmazione 14-20, come abbiamo più volte ripetuto, presenta più di una criticità. Lo abbiamo detto, circa 12 miliardi e 8, secondo le nostre stime, sono a forte rischio di definanziamento, perché con ogni probabilità afferenti a progetti che non riusciranno a contrarre le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022. Con la misura a cui ha fatto riferimento il senatore Lovecchio, noi spostiamo anche di 6 mesi, come ho detto prima, ma lo ribadisco, il termine per gli interventi di taglia superiore ai 25 milioni di euro. Adesso l'uso dei 6 miliardi FSC 14-20 a forte rischio di disimpegno per il finanziamento del fondo caro prezzi è comunque soltanto, lo ripeto, un prestito ed è un prestito temporaneo perché vi è l'impegno del governo a restituire tali risorse all'FSC con la prossima legge di bilancio. Quindi non un cantiere verrà fermato, non un intervento viene definanziato, perché laddove le risorse residue 14-20 non dovessero essere sufficienti perché magari si contraggono tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, si va a finire poi su quelle 21-27 perché c'è una clausola di salvaguardia e si prende come garanzia 6 miliardi, si prendono 6 miliardi nella programmazione 21-27, laddove dovesse essere intaccata, ciò che viene intaccato verrà reintegrato con la legge di bilancio, come è già accaduto peraltro con la quota utilizzata nel PNRR e reintegrata con la precedente legge di bilancio. Quindi si tratta di un prestito temporaneo e quindi nessun cantiere verrà fermato e verrà definanziato. Quindi ringrazio anche per questa domanda che mi permette di fare chiarezza su questo. Il Presidente Pesco mi chiede dei problemi sullo stato di avanzamento del 14-20, anche qui se mi consente io rimando alla relazione e alle tabelle che depositerò, se c'è bisogno di una maggiore formazione assolutamente sì, ha ragione e questo sicuramente è uno dei grandi temi e su questo stiamo già dialogando con, anche con Funzione Pubblica. E anche la condivisione delle buone pratiche sicuramente può essere un orizzonte da esplorare. Ci sono regioni che registrano performance migliori, bisogna capire perché, se hanno maggiore personale, personale più qualificato. Naturalmente questa sarà un'ulteriore attività di monitoraggio che seguirà quella, vi assicuro, molto puntuale e molto faticosa che il Dipartimento ha fatto per capire quante risorse dell'FSC 14-20 fossero davvero a rischio e come accompagnare quelle risorse per evitare un definanziamento tout court, perché se non ci fosse stata l'operazione di monitoraggio del Dipartimento per la Coesione probabilmente oggi saremmo di fronte a un definanziamento tout court, perché fra 6 mesi, poco più di 6 mesi, scadrebbe il termine per le obbligazioni giuridicamente vincolanti, quindi come è accaduto in passato quelle risorse rientrerebbero nella contabilità generale. Noi le abbiamo monitorate, abbiamo operato delle distinzioni e per alcune prevediamo un'operazione di accompagnamento e un'ulteriore proroga, quindi questo spero che sia chiaro. Per quello che riguarda le risorse stanziate nel futuro ciclo, mi chiede il Presidente Pesco se possono essere utilizzate per la manutenzione. Su questo mi riservo di fare una verifica perché io so che l'FSC può essere utilizzato per spese in conto capitale e bisogna capire se le spese per la manutenzione sono considerate come spese correnti oppure no, però insomma questo, su questo faremo un ulteriore approfondimento e le faremo sapere. Naturalmente ringrazio il Presidente Melilli
per le osservazioni molto puntuali, molto intelligenti che ha fatto. La velocità non può essere l'unico parametro per garantire l'attuazione degli interventi, in questo caso però è una garanzia di attuazione degli interventi anche per il Mezzogiorno. È uno stimolo importante per le amministrazioni, per tutte le amministrazioni, perché lo sappiamo tutti, ormai lo abbiamo imparato a memoria, se non rispettiamo i tempi prestabiliti perderemo i finanziamenti, perché i finanziamenti e l'erogazione dei finanziamenti è condizionata al rispetto dei target, degli obiettivi e del cronoprogramma. Quindi credo che nessuno di noi voglia assumersi la responsabilità di perdere quei finanziamenti, quindi forse in questo caso la velocità può essere una garanzia di attuazione e anche di qualità della spesa. Poi tutta la rete di sicurezza che noi abbiamo attivato attraverso i vari DL, a cominciare dal DL Governance, senza dubbio va nella direzione di rafforzare questa attività. Sul rigore nella costruzione dei bandi sono pienamente d'accordo, Presidente, questo è il motivo per cui noi abbiamo ottenuto per legge il monitoraggio ex post, ma non contenti di questo abbiamo chiesto e ottenuto in cabina di regia presso Palazzo Chigi di poter effettuare un monitoraggio ex ante. Questo lo abbiamo ottenuto a gennaio, quindi alcuni bandi erano già stati pubblicati. Questo monitoraggio ex ante ci consente di intervenire nella fase di predisposizione dei bandi e nella fase di ripartizione delle risorse, insomma contiamo di correggere alcune storture, alcune distorsioni che ci sono state. Concludo, ringrazio naturalmente l'onorevole Cannizzaro per aver ricordato l'iniziativa che abbiamo organizzato a Sorrento, credo e spero che sia stata utile per il Mezzogiorno, per il Paese, per diffondere anche un racconto nuovo di Mezzogiorno. Conosciamo tutti le criticità e i problemi del Mezzogiorno, tutti noi siamo a lavoro ogni giorno per provare ad affrontarle, a risolvere, però c'è anche bisogno poi di raccontare un Sud diverso, un Sud che esiste, che funziona, che è attrattivo, per sollecitare l'attenzione di chi vuole investire e scommettere sul Mezzogiorno. E vi assicuro, e penso che per voi possa essere una buona notizia, che i riscontri da questo punto di vista sono molto positivi. Sindaci più coinvolti sono assolutamente d'accordo. Uno degli strumenti che ho voluto utilizzare, forse un po' sottoutilizzato nel passato, per coinvolgere le amministrazioni locali e che utilizza risorse FSC è stato quello dei contratti istituzionali di sviluppo. Sono strumenti formidabili, tra l'altro per accelerare investimenti prevalentemente infrastrutturali in alcune aree strategiche del Mezzogiorno. Peraltro ai CIS io ho voluto che venisse estesa la normativa PNRR per tutto quello che riguarda la semplificazione delle procedure, e mi fa piacere condividere con voi per esempio l'ultimo CIS che ho firmato martedì scorso per l'area di Pompei, di Napoli, di Pompei e del Vesuvio, che ha coinvolto 19 sindaci e che ci ha consentito di finanziare oltre 400 progetti per un totale di circa 230 milioni di euro. Stessa cosa siamo riusciti a fare sempre in Campania per l'area di Caivano, che è l'epicentro della Terra dei Fuochi, lo faremo in Calabria nelle prossime settimane. Abbiamo dato un impulso al CIS Taranto. Insomma, sono strumenti che responsabilizzano i sindaci, non sono svuotacassetti, sono strumenti che ci consentono di stimolare la capacità progettuale dei comuni, che stanno rispondendo benissimo, avanzando progetti per strade, case di comunità, palestre, bonifiche, interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione ambientale. Sollecitano quindi questa capacità progettuale che si dimostra essere davvero molto molto vivace. Nelle prossime settimane, anche nei prossimi giorni, ne firmeremo altri. Questo ci consente di mobilitare risorse importanti per investimenti infrastrutturali che hanno ricadute economiche, produttive e occupazionali in aree importanti del Mezzogiorno. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network bbcentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.